Siamo nella seconda C dell'SU, dell'Istituto Magistrale Statale di Nuoro, e stiamo seguendo una lezione sui rifiuti. Allora ragazzi, se oggi noi dobbiamo parlare di rifiuti, dobbiamo necessariamente parlare di un modello di vita diverso da quelli che abbiamo portato avanti fino adesso. In una società sempre più consumistica, la mole di rifiuti che viene prodotta è ingente. Io leggo in questa rivista che nel 2012 in Italia sono stati prodotti 170 milioni di tonnellate di rifiuti. Il 30% di questi rifiuti sono dovuti ai rifiuti di imballaggio. Questo perché viviamo in una società sempre più usa e getta e la quantità di rifiuti legati all'imballaggio sono aumentati notevolmente. Dobbiamo quindi cambiare stile di vita e sicuramente una politica che paga per avere diciamo così, uno sviluppo sostenibile per affrontare un'economia di tipo verde è la politica delle 3 R. Cosa dice la politica delle 3 R? Riduzione, quindi diminuire la quantità dei prodotti, dei rifiuti, scusate, recupero, che significa andare a ritrovare tra i rifiuti di questi che sono ancora utilizzati e infine il riutilizzo degli stessi. Quindi le 3 R sicuramente pagano dal punto di vista economico perché ci possono dare anche economia. Leggo infatti per esempio che se noi riduciamo la quantità di rifiuti diminuiscono notevolmente le produzioni. Dal 1999 al 2012 in Italia si è diminuito di 82 milioni di tonnellate l'emissione di anidride carbonica nell'ambiente. Vi ricordo che l'anidride carbonica immessa nell'ambiente aumenta notevolmente l'effetto serra con l'aumento della temperatura e quindi con un danno ecologico molto importante. Si è evitato di costruire 500 discariche e quindi anche questo è un dato positivo. E con la politica del recupero in Italia nel 2012 noi abbiamo avuto un fatturato e quindi un recupero economico di circa 10 miliardi. Va bene? Allora, dobbiamo cambiare la nostra politica, cercare di ridurre la quantità di prodotti da buttare nell'ambiente e avere uno stile di vita più adeguato e più virtuoso. Ragazzi, dopo tutti questi dati e tutti questi numeri, è ora ricreazione! Alessandra, non ho detto ricreazione, ho detto ricreazione. Ora andiamo a visitare delle persone nuoresi che fanno degli oggetti bellissimi a partire dal materiale di scarto. It's a great pleasure. It's a great, great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. Io sono Loredana Ladu, faccio parte di un gruppo che si chiama È ora di ricreazione. È un gruppo di appassionati di riciclo creativo, quindi ognuno di noi nel proprio piccolo si occupa di riciclare oggetti di scarto che possono essere dalle bottiglie di plastica, i vecchi maglioni, le lattine della Coca-Cola, diciamo della birra, ma anche materiali come i vecchi mouse, gli ombrelli, insomma tutto quello che può essere riciclato noi lo ricicliamo. Con la carta si possono ottenere oggetti deliziosi.
Effettivamente il tipo di oggetti che si possono costruire è svariato, perché possiamo avere dei contenitori, possiamo avere degli oggetti artistici, possiamo avere dei gioielli. L'uso del riciclo della carta ci permette di ottenere nuovi oggetti o con la lavorazione oppure con l'uso pure semplice della carta, anche della carta stampata, dei libri oggetti che non, libri che non usiamo più, o giornali. Quindi dalla plastica si possono ottenere una serie di fiori e di stelle che poi si prestano a fare il mobile e gli scacciaspiriti. Poi dalla plastica sempre gli scacciaspiriti fatti con le stelline, oppure direttamente l'imitazione delle murrine, come potete vedere. Poi dalla plastica si possono ottenere i portacandele, praticamente dalla parte di sotto della bottiglia oppure dalla parte di su, oppure direttamente possono diventare delle abat-jour colorate, oppure delle calamite da attaccare al frigo. Quindi la plastica si presta per un'infinità di oggetti, si può trasformare in un'infinità di oggetti. La nostra società è di tipo consumistico, nei paesi del terzo mondo si ricicla di più. Questo è vero, perché non c'è lo spreco al quale noi siamo abituati, quindi tutto quello che si trova anche per strada si lavora, e si lavora per creare giochi in questo caso. In Madagascar un gruppo di ragazzi crea giocattoli riciclando i barattoli di latta che vengono trovati per strada e che vengono usati, che hanno un altro uso generalmente. Da noi si buttano e invece li riciclano per costruire giocattoli. Anche noi abbiamo voluto costruire nuovi oggetti con i materiali di scarto. Usando vecchie stoffe colorate e materiali di imballaggio, abbiamo pensato di costruire giocattoli per bambini, come per esempio cavallini. Il laboratorio di recupero si conclude con una mostra in cui mettiamo in vendita i prodotti ottenuti. È proprio vero, da cosa rinasce cosa, e soprattutto abbiamo imparato a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti.